Andrea Gianni, siamo di fatto alla vigilia di una trasferta molto importante contro Verona, 3 giornate dal termine, Modena seconda. Insomma, i numeri dicono che la voglia di stare lì davanti c'è. Sì, è diciamo, un fine di stagione della regular season importante, perché abbiamo 3 partite di livello e se vogliamo confermare questa posizione dobbiamo fare 3 risultati importanti. Questa partita a Verona è una partita impegnativa, giochiamo contro una squadra competitiva, molto fisica, ha una qualità di gioco quando giocano in casa importante, però come abbiamo affrontato tutte le partite in questa stagione sappiamo che dobbiamo fare sempre qualcosina in più, no? E ci alleniamo anche per questo. È un banco di prova importante, bello, perché ripeto, stiamo utilizzando queste partite come se fossero delle finali, quindi l'approccio alla partita sarà importante la nostra ricezione, sarà importante la battuta, quindi per far bene in questa partita dobbiamo fare parecchie cose fatte bene. Ne parlavamo con Salsi dopo la partita di Coppa, lui ci diceva stiamo già pensando a Modena-Trento, nel senso potrebbe essere una finale per il secondo posto, anche forse un regalo, un premio che vi siete meritati dopo questa stagione regolare. Ma noi stiamo pensando di come apportare delle migliorie al nostro sistema di gioco, perché sappiamo che per stare in alto dobbiamo implementare alcune cose, quindi stiamo lavorando proprio su questo. Abbiamo fatto sicuramente una bella stagione e la stiamo facendo, la stiamo vivendo in tutto e per tutto. Un gruppo che è cresciuto molto anche a livello individuale, però sappiamo anche che non basta quello che abbiamo fatto fino ad oggi, cioè nel senso che se vogliamo arrivare dove vogliamo arrivare e vogliamo sognare, dobbiamo fare un passettino in avanti e queste partite entrano in questa crescita, no? Quindi e le vogliamo affrontare proprio perché vogliamo spingere i nostri limiti e per farlo, chiaro, ci serve poi la prestazione sul campo. Facciamo un salto in avanti alla Coppa perché da ieri sera si sa che il vostro avversario sarà il Belchatov, squadra del tuo amico Andrea Gardini, una squadra con tanti giocatori che si conoscono, insomma da Tanasevic a Coi, lo stesso Lanza. Insomma, una squadra che sulla carta era una delle grandi favorite, non ha vissuto una super stagione, insomma che avversario sarà? È un avversario tosto, cioè nel senso che poi sono partite particolari, no? È una squadra che ha un roster importante, ha fatto un cambio di allenatore in corso, insomma stavano vivendo una stagione non buona, però è una partita che giocheremo tra 3 settimane. In queste 3 settimane abbiamo delle altre cose a cui pensare. Abbiamo iniziato a studiarla oggi, però diciamo che 3 settimane sono tante. Ripeto, in queste 3 settimane abbiamo delle partite di regular season decisive per la nostra classifica, quindi il nostro focus è in questo momento nella la partita di Verona, poi dopo a una settimana da quella partita lì contro il Beccia ci penseremo bene, adesso dobbiamo lavorare sulle cose che e sulle partite che dobbiamo affrontare nell'immediato e una di queste è proprio Verona. Siamo soltanto a metà febbraio, ma già nell'ambiente pallavolo si inizia a parlare un po' di mercato. Ieri il rinnovo di De Cecco, Angelo Lorenzetti ad esempio che ha detto che non resterà a Trento. Insomma, dal tuo punto di vista qual è la tua situazione? Stai parlando già con la società del futuro tuo, dei giocatori? Ma come sempre il mercato parte più o meno a gennaio per tutto. E quindi fa parte della programmazione delle squadre, dei club italiani, europei. La mia posizione è una posizione insomma, che abbiamo sistemato all'inizio di questa stagione, perché ho un contratto di più anni, però si vede sempre poi alla fine della stagione. È un mio pensiero che avevo da giocatore, ma ce l'ho anche da allenatore. Io credo che
prima si vivono le stagioni e poi si decide se continuare oppure no, perché io credo che stiamo giocando adesso una bella stagione e le energie e i pensieri devono essere su questa stagione, non su quello che sarà il prossimo anno. Quindi proprio è un modo anche proprio diverso di affrontare i commenti e distogliere l'attenzione, no? Io sono molto focalizzato su questa stagione e credo che la cosa più importante sia proprio questo, cioè poi il futuro lo vedremo finita la stagione.